archiviate le semifinali di andata della Coppa Italia, torna il campionato e si rinnova il duello a distanza tra Inter e Roma. I nerazzurri affronteranno in trasferta il Torino, mentre la Roma ospiterà il fanalino di coda Livorno. Giornata numero 34 di campionato con l'Inter impegnata nell'insidiosa trasferta all'Olimpico di Torino. Toccherà al nuovo tecnico De Biasi cercare di risollevare le sorti dei Granata, anche se dall'altra parte non ci sarà sicuramente un Inter in vena di regali. Senza Ibrahimovic, volato in Svezia a curarsi, l'attacco nerazzurro sarà affidato per la terza volta consecutiva al baby Balotelli, con Cruz favorito su Crespo. Non ci sarà lo squalificato Vieira. La Roma, che domenica ospiterà un Livorno in piena crisi, sembra vivere un momento particolare. Notizie dell'ultima ora riferiscono infatti di un possibile acquisto della squadra da parte del magnate americano George Soros. Mister Spalletti svia le questioni societarie e preferisce concentrarsi sul campionato, mettendo in guardia i suoi da un match che considera insidioso. Una Juve priva di Iaquinta, Sissoko e Chiellini andrà a Bergamo ospite dell'Atalanta, mentre la Fiorentina affronterà al Franchi un Palermo rilanciato dalla vittoria nel derby. Su Milan, condannato a vincere in casa con la Regina, si abbatte la tegola a Maldini. Per il capitano stagione e carriera a rischio a causa di una lesione ai flessori.